Già stava a te. Vabbè, Salve a tutti amici artisti, oggi con questo video andremo ad aprire il pacco delle caramelle americane che ci siamo fatti mandare. snack americani. Ok, Vabbè, com'è difficile guardare qua, guarda infatti, quante cose. sono... Io guardo, io mi guardo là, però in realtà devo guardarmi là. Eh sì, perché la gamba sta là. Ci siamo Questo presi è il anche un pacco. po' d'acqua, caso mai fa schifo la roba. Fatto quello piccante, penso che vediamo. No, allora. Se c'è qualcosa di piccante, lo sai, almeno. Vabbè, ok. Io non ve ne vado, questa è la morte di Mariano in diretta. Vabbè, non penso che sia così piccante. Vabbè, vediamo. Vabbè, lo provo prima io, se no, e poi ti faccio sapere. Vediamo, forse. Faccio bello vero Facciamo uno, facciamo soddisfacente. Allora, da quale vogliamo partire? Partiamo da gli M&M's, dai. Ok. M&M's Crunchy Caramel. Vai. Apro io. Yes. Forbici. Forbici, vai. No, anche che se io apro troppo forte, cioè mangiamo aria, M&M's aria. Ok. Vai, assaggia. Prima io? Vai, assaggia. Cristo! Vai. Ok, sono saltati due denti. No, mamma! C'è un incisivo e un canino. Un canino. Fornisco denti. Allora, è buonissimo. È tutto come una merda. Cazzo, non sa ne preda niente. È buonissimo. Porco Giuda. Ottima. Faccio andare anche che l'appoggio sulla schiena. Per l'igiene. Buona, però veramente. Ci sta ne preda niente. Porco Giuda. Ma non si può masticare, perché il salto non... Però si sente il caramello. C'è questa seconda. È tutta... La prima, ok. Vedi qua? Buone comunque. I sapori sono buoni. Parti i denti... Me la saluta, sono buoni. I sapori sono buoni. Eccoci qua. Seconda degustazione. Allora, Skittles piccanti, però... Vi dico la nota, assaggio prima Danilo, perché le cose piccanti mi piacciono assai, ma... Lo uccido. Più di una volta mi stai facendo viaggi. E io ce l'ho anche quando stavo morendo. Video che fa milioni di visualizzazioni, youtuber che muore... Cazzo, guarda l'ho tagliato. No, non ci credo, l'ho tagliato ma non si è tagliato. Che apro io? Ok, ma si è aperto. Sì, ok, ma si è aperto. Ma... Ok. Saggia? Ah, questo sono tipo come gli M&M's. Però quelli originali a fuoco. Quali denti ti sono rimasti? Cazzo! Piccantissimo? No. Questo è un melone, buono. Non è molto piccante? Ma è gomma. La gomma? Sono gomme. A me ne uno, se non è piccante. Non so che sono gomme. Cristo! Sì. Ma è piccante o no? Poco. No, beh, se lo so mangiare, non penso sono... No, per la fine è un po' piccante. E se vuoi sputarlo perché è un po' piccante, prima di ingoiarlo. Ma pensavo peggio. Anche però. Ora si sta rilevando. Te l'ho detto qua, si è rivelato il piccante. Non mi pare ci sia un piccante. Aspetta piano piano. Se no ingoia senza che ti esce il piccante. Okay. Che piccante. No, non è piccantissimo, a me non mi dà fastidio. Si può mangiare. Se lo mangio io si può mangiare. Boh, una montagna. Ok. Ma sono un unico sapore. No.
A me è capitato melone e arancia. A me qualcosa che non so. Cazzo, sono buonissimi. Però, allora, gli Skittles che io, con gli originali, non so se sono cambiati, ma non è una cosa che erano diversi. Ho capito che questo è diverso come gusto, diciamo. Buono comunque. Mm. Si può fare. Vedi, guarda, i colori sono diversi di stagione qua. Diciamo che se mano a mano che li mangi si sente il piccante, però non mi pensavo fortissimo, invece no. Good. Ok, terza degustazione. Skippy cream, burro di arachidi. Burro d'arachidi. Ok. Andiamo. Grazie. Un pochino, eh. Sta di pure sta di, cioè, pure di aghi, sta di pure di aghi. Sa di tonno. È buono però. Fatto essere buono è buono. Però forse è meglio spalmato. Vogliamo prendere un po' di pane? Pure. Adesso vediamo che prendiamo il pane. Ok, quindi, stavamo dicendo allora. Pane preso? Vabbè, pagare. Una cosa fine. Sponsorizzaci, pagare. Faccio una spamma, no, sto facendo. Guarda, facciamo questo. Oddio, non ho mai fatto sta cosa, però. Potrebbe essere un food porn. Vabbè. Assaggiamo? Ecco qua. Io lo piego così. Ah, salato su salato. Non è brutto. No, non è che è salato. C'è pure da l'arachidi. Cioè, sai che quella, l'arachide, quella dentro la nuce, è quella proprio. Cioè, se voi prendete quelle, come cazzo si chiamano? Il nucello? Sì, però mi domanda dico, ma con questo poco si mangia? Solo questo? Ah, devo essere sincero, non lo so, però se non mi sbaglio. Burro d'arachidi e? Qualcosa. Però se, penso che esista anche il burro d'arachidi dolce. Ma non è salato. Sembra salato. È burro d'arachidi. Ah, è buono. Buono però da 0 a 10 allora 6, ma a me fermo su 5. È buono però, perché poi le altre cose più dolci sarà che sono voluto. Vediamo dopo, dai. Quarta degustazione. Cosa ci riserva il pacco? Bianchi sono bellissimi. Ma che è bellissimo. Anche se questo mi sembra quarzo, vero? Guarda, sembra un cemento. Ti apri. Ma io qua dentro però vado per un'altra cosa. Sarà buonissimo, anche quelli sono buonissimi, vero? Allora, anticipo o non dico? No, non dire, però dillo ma non dillo. No, allora io dico questo, dico che io personalmente nelle cose che vedo questo lì, perché sai che è il mio preferito proprio in generale, però vabbè, poi ne parliamo dopo. E questi qua perché pure sono ottimi. Vabbè, comunque. Però allora, se loro fanno schifo, per il momento il mio preferito è di me mezzo a caramello. Per te? Sì. Forse. Al secondo posto gli Skittles e la... Nell'ordine in cui l'abbiamo presidito, sì, attacco. Poi vediamo se questo supera. Altri denti sono rimasti nel caso in nel caso in cui pure questi li fanno saltare. Andiamo. Ma sempre riguardo a questa cosa. Mm-hmm. Abbiamo del ketchup. Perché okay. Sai, non le avete. No, Cristo 2, Cristo, ecco qua, vedi? Si è aperto. Professional. Vai, vedo io.
doppio, ma che in America sono un po' patiti della grandezza. Tutti in grande, sì. Ma cazzo, ma un sasso giallo. È un mio dente. Cioccolato bianco. Però allora, io un po' di tempo fa si chiamano M&M's candy corn e avevano lo stesso sapore. Lo mangi in un bar e avevano lo stesso sapore. Allora, se lo troviamo vi mettiamo un'immagine, se lo troviamo. Perfetto. Bravo. Io pure seguo una candy su Instagram, però non l'hai mai assaggiata. Non so se è il caso di mettere un'immagine. Se trovo un'immagine la mettiamo. Censurata. Sarà buono me la sapere. Devo dire? L'ha superata. Sì, pure di anni. Crumbi. Per prima caramelle, qual erano? Nel momento era Sitos. Comunque superate, è più buono. Più buona questa. No, non mi sembra. Allora, le prime mangiate, queste sono più buone secondo me. Dovrei assaggiare di nuovo. Nel momento a casa. Convincente. Ma l'hai visto me? Ok. Ci vediamo col quinto. Allora, sesto snack più o meno. Cazzo, è quinto, no? Cioè, quinto. Perché già avevo... mangiato qualcosa e non avevo detto che venire. No. Anzi, dicite se è prima la ricurva. Allora, caramelle, Cristo. L'immagine è Cristo fino a mo'. Allora, caramelle, che non so, sono uscite da qua perché noi nell'ordine non c'erano. Vabbè, grazie. Vabbè. Sì. No, tu un segno di un gesto di, come dire. Cazzo, in America esistono le... Come si chiama? Praranina, le praranina. Della pallolucina. Che pallolucina. Paletta nege. Due palle. Ancora. Com'è già? Prima furbo della pompata. Che merda. Grande zera. Si può. Praticamente. Aspetta, devo pulire. No, è schifo. Mi dispiace ma non sapete fare le praline. No. Allora. Guarda, mi devo pulire la bocca. Mi devo pulire la bocca. Che ma ci mangiate, effettivamente. Fa cacare. Vuoi anche lasciamo tu? Stare. No? Troppi miscugli. Già stiamo mischiando. Io non me mangio perché non mi piacciono. Un po' di H2O. Ma perché non so se erano vecchi oppure le hanno messe perché così. Allora, perché secondo me le hanno età e ce l'hanno data. A chi dovevano darle? A tutto il mondo, a noi. Ma cosa che c'è di nuovo? Sì. Non ci danno, c'è un po'. Allora, lussus la tamagna. Mi dispiace ma no. Boccia, no, quelle no. Ultimo posto. Allora, la prossima volta che facciamo la richiesta, un GMT. Questa è qua, palloccio. Il pallone no, no. Allora, questa ma la faccio la io. Sparatela tu, sì, io. Potessi che aggiusta questa allora, qua. Potessi che aggiusta. Ma perché, allora, questa è pallocce, era, a parte cioccolato amaro, e poi non si fa neanche fondente. Sembrava oh, merda. Merdoso. Merdoso. Partiamo però. E già attaccato di stazione. Sì, quindi sesto. Pronto? Sesta. Sesto assaggio. Sesto assaggio. Allora, questi volevi fare un commento? Sì, allora volevo precisare che questo è il mio snack preferito. Praticamente la mia calza dell'Epifania me la ci ho mangiato forse 12. Ora, 12 solo io. L'ho mangiato così, l'ho mangiato cioccolato bianco, l'ho mangiato falso, cinese, e ora è anche al burro. Come lo mangiamo oggi? D'arachidi. Burro d'arachidi.
Oh, cazzo, oggi tutto il tema burro d'arachidi, burro d'arachidi, burro d'arachidi. Vai, arapi. Ah, io vado per, sempre per... Io vado già sempre, che sono un po' lunghi. Vado sempre per un'altra cosa. Allora, te l'ho detto... Ma perché... prima di adesso, quelli li hai mai assaggiati? Mai. Però penso che abbiano il gusto di... Un cazzo, se non l'hai mai assaggiato, che ne sai? No, perché ho assaggiato i... questi costi da questa ma non a questa, ma non di questa sapore, marca questa... ah, ho capito, vabbè, chi sono ciascuno, uno c'è deglutiamo deglutiamo. Allora, hanno tutte le fattezze del classico Twix. Guarda, sì, è proprio un Twix normale. La pubblicità molti anni fa così faceva. Era questo il gesto della pubblicità. Ah, sì, quei Twix che si staccano. No, perché quelli sono due barrette. Sì, sono allora la reclama, lo spot, sì, la sono... Ok, assaggiamo. Vai. Ah, com'è burroso. Si sente già. Ma allora non si capisce se è un Twix. Non si capisce. È proprio quello Skippy. Non è male. No, alla fine si sente il Twix, vero? Si sente un po' il Twix, però si sente anche che ha burro di arachidi. Uguale. Probabilmente perché gli stanno solo. Guardate, vai. È buono, per carità, vero? Che il cioccolato di ring. No. Non mi c'è più. Twix a burro di arachidi, quindi a questo punto posso avere un pezzo di una cimaniera. Cioccolato bianco, papas cinese, marocchino, coreano e adesso ora burro di arachidi. Però da casa te la fanno così, classico, eh. Non so se sta anche qua in Italia. E c'è anche il Twix Dark. C'è il cioccolato fondente. Mi è parso strano che io non ero conosciuto di una ragione di niente. Buono. Comunque buono. Buono. Porca miseria. Settimo massaggio. Settimo massaggio. Le mie più attese. Doritos. Patata. 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 C'è patata con. C'è patata pickleball. Ok, chiediamo loro. Questa presenza piano meno. Ma perché ho visto che allora, quali vendono in un negozio? Le quali le vendono a $1 e le vendono a €1,50. Dico Mario le mette. Se c'è una cosa piano viene fatta bene. Chirurgica. Comunque mi sto ricredendo anche sulle. Allora. Non so, proprio di Nachos. Sai che mi sembrano i Nachos? Ah, non so se li hai mai assaggiati. Assaggiamone uno così, a secco. No. Ok, pensavo fossero quelle del cinema. Non sono più buone. È un sapore strano. Sembra aglio, devo dire sincero, ma non è. Allora, sono buone. Però io mi ricordo che c'è qualcosa di simile. No, al cinema. Quando abbiamo guardato? Una di queste volte. Buonissimo. Ma noi siamo procurati anche questo, no? Dico, ma questo punto lo mettiamo o no? Sì. Assaggio farcito. Dobbiamo anche testarla sulla farcitura, no? Buono. Diciamo che non costano tanto. Anche questo pensavo peggio, invece no.
Sì, pensavo peggio. È proprio bello che questi qua fanno schifo. Ma no, no. Di solito sono buono. Ma per l'ultima li stavo buttando a terra, vai, vai. Bom! Queste secondo me sono buone per Cina. La pubblicità ci blocca, no? Non è caso. No, 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 mettilo qua e non... Stasera, visto che io dormo da Dio, prendiamo questo e ce li mangiamo. Vabbè, cominciamo a assaggiare, poi ne parliamo. Come cazzo facciamo? Così, guardamene una. Se la prendi tipo, mi deve essere a tavoletta. A tavoletta. Ah, spremi e così. Aspetta, poi ci metti un po' di così. Te lo spalmo così bene bene, vedi? Ma facciamo così. Ci penso io. Fatto bene. Com'è? Diciamo che probabilmente dopo questo video il nostro fegato sarà partito. È buono! No, non mangio un'altra cosa e basta. Sapevo che prima vi ho detto che sciacquo, però può darsi che alcuni di voi a casa vi farà schifo, però con la tornata è buona. Io riesco quella normale, però è buona. Guarda che il sapore alla fine potrebbe far schifo. Ma è buono. Questo è uno dei tanti lati positivi da andare a vivere in America. Ma mangiassi un mezzo più. Come ancora? Di questo. Ci vediamo con il prossimo. Ottava degustazione. Okay. Che questi amari convincono molto. Oreo strawberry cheesecake. Di solito sono buoni. Allora aspetta, gli Oreo sì, però io. Allora nella testa sono anche quelli a Coca-Cola. E dicono che sono buoni. Che non ho mai assaggiato. Però non lo so. Boh, vabbè, assaggiamo, può darsi che mi sbaglio. Questi secondo me sono buoni nel latte. Buona mattina. Vamo, vamo. Ma gli Oreo, allora gli Oreo classici nel latte sono una bomba. Apriamo, non apriamo, apriamo. Odoriamo? Già l'odore si sente il fruttato. Sente che frutta? Cazzo, sembrano Big Bubble. Dov'è Big Bubble? Com'è? Fruit Joe. Fruit Joe. Fruit Joe. Fruit Joe. Sasami mischia. È pericoloso. Te dicevi te ricordi Fruit Joe? Erano quelle... No, Fruit Joe, cazzo, le Big Bubble. Allora non le ho mai assaggiate, però l'odore è quello. Gomme erano a forma cubica. Sì, sì, cubica rosa. Rosa, sì. Un pallone. Ma okay. È sempre un pallone piccolino, però. Vai, prendi. Ma io prima devo fare una cosa. Allora, aspetta, facciamo vedere che visivamente è bellissimo. Allora, non so se si distingue tanto il rosa, però è rosissimo. Quando andavo a scuola, una mia amica Dark sapeva fare il biscotto nero. Anche lì pallocce nere. E il biscotto nero che diceva, no, che sono per i metallari. Assaggiare era buono, però il nero con molut. Ah no, buono però sono mangiabili, però il sapore è molto strano. Sai che sembra? So che è fragola, mi sembra una chups a fragola. Non so se hai mai assaggiato fragola e panna. Potevano anche scrivere il chupa chups, bravo, con le panna. Allora io ho assaggiati la maglia burro di arachidi e questi qua sono buoni. Wow, burro di arachidi, no, però. Sarà che ci ha mangiato chi lo chillate? A burro di arachidi, ancora l'idea, lui. Cioè, vorrei a burro di arachidi. Invece che l'altro? Quello che ho assaggiato pure. No, grazie. No.
Io sono buoni, per me sono buoni. Allora manca l'ultimo oggetto. Vabbè, cosa abile? Per il momento la tua classifica qual è? Però lo due devo dire una cosa, sembrati da un'altra sensazione, capisci? Allora, forse le patatine là. Lo dico? Primo posto. No. No. No, di la tua. Allora, sì. Questi problemi sono parecchio. Sono un po' combattuto fra questo e quella là. Io faccio questo e questo, secondo? Le M-Mains. Sì, perché no, sì, era cioccolato bianco. Poi? Poi le prime caramelle che erano le... Io mezzo caramello. Mezzo caramello, Twix e Skippy. Il Twix però mi è piaciuto, però non primo, se era il classico sì. Ma perché secondo me ci sono messo troppo burro d'arachidi. Probabilmente, quello quasi quasi, se tu lo guardi, quasi metà burro d'arachidi. All'apparenza inganna. Invece perché il nostro è caramello. In pratica tutta la parte superiore è occupata da questo burro d'arachidi, che è poi di un po' eccessivo. Secondo me è l'aroma. Ma esatto. Però è l'aroma perché... Sa di quello classico, però? Sa questo? C'è questo cheesecake. Non mi ha assaggiato una cheesecake a fragola, però. Non si sa. Però è buona. Mi aspettavo peggio, devo dire la verità. Invece no. Per il momento la mia classifica è caramello e M&M's, Doritos, M&M's bianchi, Skittles, Oreo, Twix e Skippy. Cioè, e questi cosi sono dei nomi impossibili, anche difficile da ricordare. Ultima degustazione. Ultimissimo assaggio. No, assaggio. Dottor Pepper, cherry e vaniglia. Quindi Dottor Pepper, ciliegia e vaniglia. Allora, prima di aprirlo mi domando, gassato? Allora, gassato? Penso di sì. Ah sì, forse sì. Non... Allora, in realtà stava la Dottor Pepper classica, però ho detto, questo che ti ho detto pure a te in macchina, non so se mi fa cacare, quindi ho detto prendiamo la cherry e vaniglia, così può darsi che sia di non fa cacare. Perché io già ho assaggiato un po' di tempo fa la Coca-Cola vaniglia ciliegia e buonissima. Ah. E volevo comprarla però non avevo soldi. Apriamo? Vai. Siamo già attenti che si è sballato. Wow, che colore. Wow, beh, no Mario, è quella della Coca-Cola, l'odore è quello della Coca-Cola vaniglia. Se è come ti dico io, è la Coca-Cola. Sai che sembra la Marena? È proprio la ciliegia. È proprio la Coca-Cola. Ah, sembra proprio la Marena, che la Marena, basta. Sì. Allora, non so chi di voi ha mai assaggiato la Coca-Cola a vaniglia e a ciliegia, ma è così. Ok, facciamo così. Metto tanto poco. Facciamo metà tutti e due, così assaggiamo prima. Aspetta. No, ma secondo me è quella. Wow, questa fa proprio buona. Cin cin bici. Alla salute. Boom. No, ti giuro, è la Coca-Cola. Questa è la Coca-Cola vaniglia ciliegia. Per il mio caso ti giuro. Per il mio caso ti giuro, è la Coca-Cola vaniglia ciliegia. È quella. Marina. È quella. La prossima puntata. Compriamo la Coca-Cola vaniglia ciliegia. Bottiglione. Forse questa potrebbe giocarsi al primo posto. Allora facciamo così, nella tua classifica quale metti al primo posto? Detto questo qua. No, al primo posto. Io tiro tutti quanti proprio. Sì, questi qua. Allora aspetta. L'ho detto perché, ripeto, io vado per il dolce, però devo essere onesto, questa volta
Al contrario, ho capito questo. Allora facciamo così. Quella, diciamo più o meno insieme, vince White e al secondo posto Caramello. Mo mettiti tu in ordine la tua classifica. Da ultimo posto Ed. Ultimo posto vabbè Paluce. Sì. Ok. Poi questo. Penultimo. Burro d'arachidi. Fix. FX, sì. Poi abbiamo detto, poi queste. Oreo. Questi qui e primo classificato di questo qua. Allora invece io, Palloce, Skippy, Twix, vabbè quindi facciamo così, Twix, poi Doritos. Quindi non fanno primo posto per te? Doritos. No. Dr. Pepper, Oreo, ho scritto assieme ai M&M's bianchi e M&M's e queste due per te fanno pari merito o c'è una preferita? Allora possono fare pari merito, però ora a me che mi piace un sacco il caramello questo qua. Ok. A me quasi un pari merito, forse sì, forse appena appena, però comunque sì un pari merito. Quindi spero che questo fantastico video, come ho detto, food boxing, a food boxing, cioè, cazzo si è fatta sera, si è fatta sera. Quanto cazzo abbiamo registrato? Allora 30 minuti di registrazione e si è fatta sera. Ma boh. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se così lasciate like, commentate, condividete, al prossimo video.